Emergono dettagli freschi sull'arresto di Simba La Rue, trapper detenuto giovedì 11 aprile a Merone, Como. Gli arresti domiciliari sono stati revocati in quanto sembra abbia rispettato le prescrizioni dei permessi ottenuti. All'arrivo dei carabinieri nella sua residenza con la madre e i fratelli, il giovane di 21 anni avrebbe pronunciato parole sferzanti e provocatorie, sostenendo di poter bruciare il loro stipendio. La Rue si è rivolto ai carabinieri dicendo: "Che volete? Quello che voi guadagnate in un mese di stipendio, io me lo fumo in una sera." Ma quando poi ha capito che i militari erano lì per portarlo in carcere, sarebbe scoppiato a piangere. La situazione si è rivelata un mix di sfide e vulnerabilità, delineando una personalità complessa e contraddittoria. La vicenda ha acceso dibattiti sulla condotta delle forze dell'ordine e sulle risposte emotive in situazioni di pressione. Il comportamento di La Rue ha suscitato varie interpretazioni, oscillando tra ribellione e fragilità. La sua reazione contrastante ha generato curiosità e speculazioni sulla sua psicologia e sul contesto che lo circonda. La Rue sembra incarnare una figura controversa, con un'immagine pubblica che oscilla tra ribellione e vulnerabilità. La sua condotta ha sollevato domande sulle dinamiche sociali e sulle tensioni giovanili del momento e su come la società affronta e interpreta i comportamenti devianti.